Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Oggi avevo annunciato su Instagram, colgo l'occasione per rimandarvi a seguirmi su Instagram, avevo appunto annunciato che oggi avrei fatto un unboxing. In realtà l'ho fatto, purtroppo per problemini tecnici non potrò pubblicare quell'unboxing, ma abbiamo subito rimediato con un unboxing molto più importante. Come vedete qui c'è una bustina fuori fuoco, che adesso dovrebbe essere più o meno a fuoco, con una bella melina. Adesso basta perderci in chiacchiere, anche perché non sono più nella pelle, voglio aprirlo. Andiamo ad unboxare il mio nuovo MacBook Pro 16 pollici con M1 Pro. Ok ragazzi, procediamo. Il nuovo MacBook Pro, come anche altri dispositivi, ha la linguettina, quindi andiamo ad aprirla. Lo so, avrei potuto farlo un po' più ASMR, ma sti cazzi. Così si sente nel microfono un po' di plastica, buttiamola via. Eccolo qua. Signori, vado. È pesante ma non si apre. È finto, c'è un mattone. Mamma mia. La mia mattonella è congelata, questa mattonella. Mettiamola un secondino da parte, perché adesso andremo a vedere cosa c'è all'interno. Classici librettini di istruzioni con la novità più bella che tutti quanti vogliono vedere in un unboxing, non la trovo. Eccole! Ecco le mie mele adesive nere, fantastiche. Però, come tutti i miei prodotti Apple, non le uso mai, non le metto mai da nessuna parte perché è proprio uno spreco. Però vedremo, questi li rimettiamo dentro. E abbiamo il fondamentale ma enorme alimentatore da 140 watt, se non erro. E c'è una differenza tra il 16 pollici e il 14 pollici, che è proprio l'alimentatore, in quanto questo è più potente. Abbiamo un dispositivo più grande con una batteria più grande da caricare, di conseguenza l'alimentatore deve essere più grosso. Ma la vera novità della carica è proprio lui. Finalmente, dopo tantissimi anni, Apple è ritornata sui suoi passi e ha reintrodotto il cavo con tecnologia MagSafe. Questo cavo tutti quanti hanno gridato alla rivoluzione, non è una novità, certo è un modello nuovo, però non è che cambia chissà cosa, ha una carica più veloce e la sua peculiarità più importante è proprio quella di essere magnetico, motivo per il quale dovrebbe essere un po' più sicura la situazione nel momento in cui andiamo a inciampare nel cavo, cosa che sinceramente non è mai successa a nessuno, però tante persone adesso inciamperanno di proposito per provare a vedere il cavo che si stacca. La cosa fantastica è vedere intanto il materiale con cui è realizzato, che è veramente fantastico. Il cavo in tela è assurdo. Ah, odora di nuovo. Andiamo a metterlo ancora da parte, perché nella scatola abbiamo niente più. E infatti non ci interessava nemmeno più vedere la scatola. Poi la togliamo, esatto, perché adesso abbiamo lui. Andiamo a spellicolare la cosa più importante, mamma mia. Eccolo qua. È lui, signori. Con l'incisione MacBook Pro scritta dietro. Quanto sei bello, quanto ti macchi subito. Mamma mia. Andiamo a fare la prima accensione insieme, cerco di metterlo a favore di camera. Andiamolo ad aprire. Ha il pannetto qui sul nuovo display XDR assurdo. Mamma mia. Non ci credo. Cioè è mio. Si è subito acceso. La cosa bella è che i vecchi MacBook comunque ci mettevano un po' di tempo ad accendersi, invece lui è già pronto. Ragazzi, io
vorrei fare ancora qualcosa qui con voi in questo video, vorrei configurarlo e tutto, ma credo che esplodo proprio internamente, non ce la faccio più. Quindi, considerando anche che devo configurarlo al volo perché domani mattina mi serve, sarà la sua prima trasferta, è stato unboxato e parte. Quindi direi che per questo video è tutto. Come al solito, se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel pollicione in su qua sotto, commentate facendomi sapere che state rosicando per il mio acquisto, perché lo so che alla fine parecchi di voi faranno questo. Condividete questo video con chi volete, seguitemi su Instagram, molto importante per avere spoiler su quello che sarà poi la pubblicazione dei video, che ormai è sempre più rara, ma vi prometto che tornerà ad essere più frequente. E niente, ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!